Lo chiamano ring, lo spazio riservato al combattimento nella box. Non è rotondo, è un quadrato. Raccontano che il nome derivi dal cerchio che alle origini veniva tracciato per terra per delimitare lo spazio dell'incontro. Ma c'è in quel nome un preciso richiamo a qualcosa di magico, la ricorrente circolarità di cui brillano gli incontri più belli della box. The Ring, la Bibbia della box. Nino, benvenuti contro Sandro Mazzinghi. Io voglio la rivincita. The Ring, la Bibbia della box. La foto in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport di sabato 19 giugno 1965 è bellissima. L'attimo prima che venga scattata, i due pugili hanno il volto segnato dai colpi e dalla fatica. Il pugile che attacca ha portato il corpo in avanti, tira veloce un diretto sinistro a cui, è chiaro, ha intenzione di far seguire un destro risolutore. È un pugile potente, se il suo schema azzardato funziona, l'avversario va giù sicuro. Ma il pugile in difesa si inchina di lato, quasi un passo di danza. E il sinistro dell'attaccante gli passa dietro la spalla. Poi si piega impercettibilmente e fa partire un montante destro che si schianta sul mento dell'attaccante, prima che abbia il tempo di completare la sua azione. L'attimo dello scatto che verrà pubblicato sulla Rosea. Un impatto tremendo. La foto è bellissima, crudele, violenta. Non c'è bisogno di didascalie e commenti per capire il carico di sentita rivalità che c'è in quei pugni. Sandro Mazzinghi, dopo quel colpo, va giù seduto. Poi crolla di schiena. Si ribalta, cerca di alzarsi. Ma al 10 è ancora lì Gattoni che fissa il tappeto. È la sesta ripresa. Non sono trascorsi nemmeno 20 secondi. Metà dei 40.000 che hanno riempito San Siro in questa calda sera di giugno esultano. L'altra metà metabolizza in silenzio la caduta di Mazzinghi. Nino, benvenuti, guarda il cielo stellato di Milano, mentre l'arbitro lo dichiara vincitore per KO. E gli sembra di toccarlo con un dito, quel cielo. Poi aiuta l'avversario sconfitto, tendendogli la mano a rialzarsi. Il toscano non ringrazia. Lo guarda con odio e gli sibila: voglio la rivincita. La avrà, sei mesi dopo, il 17 dicembre, a Roma, al Palazzo dello Sport. Perderà ai punti. Verdetto discutibile, è vero, ma insindacabile, che inasprirà una rivalità destinata a non sopirsi mai. The Ring, la Bibbia della box. The Ring, la Bibbia della box. La box aveva cominciato a diffondersi in Italia dopo gli anni 10 del secolo scorso. La
La prima federazione pugilistica italiana viene fondata a Sanremo nel 1916. Dopo la prima guerra mondiale, durante gli anni 20, il pugilato diventerà, come il calcio e il ciclismo, un vero sport di popolo. Gli anni 30 ci daranno una leggenda come Primo Carnera. Se per il calcio e per il ciclismo era stata la nascita del professionismo a permettere di accedervi non solo a chi poteva mantenersi di rendita, per chi faceva pugilato, soprattutto nel secondo dopoguerra, frequentare una palestra significava garantirsi ogni giorno un pasto decente e una doccia calda. Sarà questa funzione sociale a permettere l'affermazione di campioni come Mario D'Agata, la cui straordinaria vita di pugile sordomuto e di campione mondiale meriterebbe di essere distesamente raccontata. Duilio Loi e i due acerrimi nemici Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti. Due pugili decisamente fuori classe, come non ne capitano mai nello stesso decennio, nelle stesse categorie di peso, per questo destinati a scontrarsi e purtroppo a odiarsi. Sandro Mazzinghi, nato a Pontedera nel 1938, già giovanissimo fa il manovale per aiutare in famiglia, madre operaia, padre invalido e quattro fratelli. Dopo 10 ore di lavoro corre ad allenarsi in palestra. È un guerriero, un attaccante perfetto, senza paura dei colpi, una macchina da cazzotti. Gli servono soldi e fa anche 3 incontri al mese, per 300 lire a incontro e un pasto caldo. Poi, passato al professionismo, nel 1963 si aggiudica il titolo mondiale dei welter, battendo al Vigorelli di Milano l'americano Ralph Dupas. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei quaglione che te mi sangava, va giù con pallone. Che fanno di sti lacrime, batti non mi fa ridere. Nino Benvenuti, istriano, anche lui del 38, ha forse vita più facile. Libero da quelle ristrettezze economiche e straordinario talento tecnico, è quasi un predestinato della box. Elegante schermitore, sa portare la sua tecnica a straordinarie conclusioni, con una quasi nobile naturalezza. Tra il 1961 e il 1963 disputa 30 incontri e li vince tutti. Con l'ultimo si porta a casa il titolo italiano dei pesi medi. The Ring, la Bibbia della box. Cosa fare? Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no? The Ring, la Bibbia della box. Da questo momento comincia la loro rivalità, creata d'arte. In 2 anni di retorica giornalistica, dalla stampa nazionale, che contrappone i loro stili e la loro diversa storia umana, facendone 2 stereotipi narrativi a cui loro stessi finiscono per credere. L'incontro è inevitabile. Benvenuti deve fare uno sforzo titanico per rientrare nei limiti dei 77 kg che gli permetterebbe di combattere come welter. Ce la fa. Il 18 giugno 1965 si incontrano a Milano, davanti a 40.000 spettatori.
Il giorno dopo, la Gazzetta dello Sport pubblicherà quella foto e titolerà «E benvenuti». Gli anni 50 del Novecento italiano, dominati dalla polarizzazione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, furono caratterizzati dalla metaforica rivalità ciclistica tra Bartali e Coppi. Una rivalità solo sportiva, in un'Italia narrativamente guareschiana. I am a passenger. Gli anni 60 saranno invece pervasi da una fortissima tensione sociale, che vedrà il paese spaccato nettamente in due. È perfettamente rappresentato dalla feroce rivalità tra due campioni come Mazzinghi e Benvenuti. Ben altra rabbia c'era nei loro pugni rispetto alle pedalate di Bartali e Coppi. La stessa rabbia in cui fermentava la società. D'altra parte, il 68 era alle porte. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride. The Ring, la Bibbia della box. Un pugile è l'uomo più solo al mondo, quando si allena, quando combatte, quando si spengono le luci del palcoscenico. Ecco perché il pugilato è considerato lo sport più duro per eccellenza, perché ti mette di fronte ad uno specchio e ti batte in faccia la realtà con tutte le sue ombre. The Ring, la Bibbia della box. Nino Benvenuti contro Sandro Mazzinghi, tratto da Pugni, storia di box, di Boris Battaglia e Paolo Castaldi. Prefazione di Tito Faraci, Becco Giallo Editore. Un saluto da Mattia Pellecchi al vostro Jack LaMotta. The Ring, la Bibbia della box.